Una scuola non è soltanto un edificio più o meno grande e moderno, un edificio fatto di mattoni, una serie di finestre, un complesso di aule. No, la scuola è qualcosa di più. Una fucina in cui giorno per giorno si formano gli uomini di domani. Un mondo particolare e un poco segreto in cui i grandi vanno incontro ai piccini e li prendono per mano, guidandoli per la strada lunga e difficile della conoscenza. Scuola, maestro, bambini. Ecco la base dell'insegnamento. La scuola è aperta a tutti. Così sancisce la Costituzione della Repubblica Italiana, ossia la legge fondamentale del nostro Stato. La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore impartita per almeno 8 anni è obbligatoria e gratuita. La scuola è aperta a tutti dunque, ma per offrire a tutti i fanciulli d'Italia la possibilità di frequentare la scuola, lo Stato ha dovuto compiere un grande sforzo di adeguamento. Si sono costruite e si costruiscono nuove scuole, si installano scuole prefabbricate, si allestiscono scuole all'aperto. Debbono esserci aule per tutti i ragazzi d'Italia, onde tutti possano assolvere ai loro obblighi scolastici. Come dite, la giostra? No, cari bambini, non esiste nessuna legge che renda obbligatoria la frequenza della giostra. Oh, certo, è più divertente salire sull'ottovolante piuttosto che imparare le tabelline, ma c'è sempre un ma guastafeste. Ma se non si va a scuola, non si impara. Oh, certo, non è mai troppo tardi per imparare, come dice un programma televisivo dedicato all'istruzione degli adulti. Ma è meglio non aspettare. Per coloro che hanno aspettato, per coloro che non hanno avuto modo, possibilità o voglia di istruirsi, vengono comunque prese varie iniziative, perché leggere e scrivere sono necessità assolute nel mondo d'oggi. E una volta, anche una volta, certo, ma una volta era ancora possibile cavarsela, oggi non più. I contadini, per esempio, una volta bastava sapessero bene il loro mestiere, oggi non più. Oggi, con la tecnica, anche in campagna si è resa indispensabile l'istruzione. Sono così sorte scuole speciali per contadini e scuole per adulti analfabeti, perché nessuno conosca più la mortificazione di apporre un segno di croce là dove occorre una firma. Non è mai troppo tardi, dunque, è vero, ma è anche vero che non è mai troppo presto. E già a 3 anni i bambini possono entrare nella scuola. Certo, per ora è solo l'anticamera dello studio, l'asilo, la scuola materna, dove i bimbi vivono gioiosamente la prima esperienza di individui di una società. Poi, a 6 anni, comincia per i fanciulli la grande avventura. Un'avventura che durerà 8 anni e che li porterà alle soglie dell'adolescenza. Passano gli anni tra i banchi della scuola e di anno in anno si aprono nuovi più grandi orizzonti alle giovani menti. Passano gli anni, 5 se ne vanno uno dopo l'altro negli studi elementari. Entra in prima il bimbo, che emozione, e non sa ancora tenere la penna. Poco dopo sa leggere e scrivere. E piano piano, un passo dopo l'altro, cammina lungo la strada dell'istruzione. Tante cose da imparare, tante cose da scoprire. La storia, la geografia, la grammatica. Mucchi di libri, cataste di penne, pagine su pagine e pagelle. Pagelle, pagelle. Con l'ultima pagella, addio scuola. Si dice per dire addio. Almeno per 3 anni dovranno ancora studiare, come stabilisce la Costituzione e come sta disponendo lo Stato, realizzando un grande programma scolastico che rende obbligatorio il triennio post-elementare, rinnovandone l'impostazione e la struttura. In attesa tuttavia che il grande programma si realizzi e che vi siano scuole e aule per tutti i ragazzi d'Italia, si sono sfruttate le grandi possibilità educative della televisione e si sono realizzati corsi scolastici in cui l'opera dell'insegnante è coadiuvata dall'immagine televisiva. Dopo la scuola dell'obbligo, a un'età pertanto più matura e consapevole, il giovane sceglie il corso di studi che vorrà proseguire se vuole proseguirli. Potrà orientarsi verso studi umanistici come quelli ginnasiali, che lo impegneranno molti anni sui libri, ma gli apriranno le prospettive di molte carriere. Potrà scegliere tra molte diverse scuole professionali d'arti e mestieri, scuole di illuminata tradizione artigianale e di precisa preparazione tecnica, che gli consentiranno la scelta di numerose attività e che daranno alle sue attitudini un orientamento e una specializzazione. Nel mondo moderno, così dominato dalla tecnica e dalla specializzazione,
La preparazione precisa e qualificata è il migliore lasciapassare per il successo nel lavoro. È questo un principio che occorre sempre avere presente, anche e soprattutto nella scelta del proprio futuro, convincendosi che non esiste una gerarchia del lavoro, ma che tutti i lavori sono eguali tessere di quel grande mosaico che è la vita sociale, tutte con la loro specifica funzione. L'importante è amare e svolgere bene il proprio lavoro. E perché questo avvenga occorre pensarci a tempo, capire cioè quelle che sono le proprie attitudini, le proprie inclinazioni, e in conseguenza scegliere la scuola capace di realizzarle. Scuole tradizionali e scuole nuove, mestieri antichi e nuovi. Innumerevoli strade si aprono ai ragazzi, strade che vanno verso l'avvenire, verso il futuro di una società, di un mondo in continuo progresso, in costante trasformazione. Si rinnovano le formule, si perfezionano le tecniche, ogni domani è diverso dall'oggi. E occorre che i giovani di oggi siano pronti a corrispondere alle esigenze del domani. È per questo che il Ministero del Lavoro organizza corsi di perfezionamento e di qualificazione perché le giovani leve del lavoro abbiano una preparazione professionale adeguata. Ma la scuola non è soltanto studio, non è soltanto esercizio della mente, è anche sport, è addestramento e educazione fisica. Nella scuola lo sport si inserisce come fattore di svago e di educazione, come elemento di agonismo che si affianca allo studio e lo completa. Anche questo problema è presente allo Stato, che ha ampliato e continuamente potenzia le palestre, gli stadi, i centri sportivi per la gioventù. La cura dello Stato italiano per i giovani e la loro istruzione prevede altresì, oltre la gratuità degli studi dell'obbligo, la possibilità che si aprano le porte di tutti i corsi scolastici di ogni tipo a tutti i ragazzi che ne siano meritevoli, concedendo borse di studio e agevolazioni per il proseguimento degli studi a quei giovani che non avrebbero le possibilità economiche di farlo, pur possedendone le possibilità e le capacità intellettive. La scelta della scuola offre anche un'altra possibilità, quella di frequentare scuole private. La Costituzione, infatti, nella gelosa tutela della libertà del cittadino, assicura la piena libertà dell'insegnamento. Antica e gloriosa tradizione hanno in Italia le scuole d'arte, i licei artistici, le accademie di belle arti. Palestre di ingegno, le scuole d'arte preparano i giovani che hanno specifiche capacità ad affrontare il loro domani. Si vivifica e si rinnova nel tempo col succedersi delle generazioni quell'insegnamento d'arte e di cultura di cui l'Italia fu maestra al mondo, insegnamento che richiede accanto alle doti innate anni e anni di meticoloso studio, di paziente esercizio, perché difficile e lunga è la strada dell'arte. E c'è nell'atmosfera delle scuole d'arte, fra i giovani che da contrade vicine e lontane vengono ad apprendere accanto ai giovani di casa nostra, c'è nelle scuole d'arte il senso palpitante della ricerca di una propria espressione, di una conquista spirituale. Ma ogni studio è conquista di sapere, ed è conquista e consapevolezza di se stessi, perché è scoperta del mondo e dell'umanità. Una scoperta che può farsi attraverso strade diverse, quanto diverse sono le scuole che si possono seguire. Con il progresso civile, sociale e tecnico si moltiplicano le esigenze del lavoro ed ogni lavoro richiede elementi capaci e preparati. L'improvvisazione non trova più credito e inserimento nel mondo moderno. È così che sono sorte nuove specializzazioni in settori nuovi, come ad esempio nel campo del turismo e dell'ospitalità, scuole di tecnica professionale e alberghiera, realizzate dallo Stato direttamente o attraverso iniziative di enti specifici, che consentono ai giovani di impadronirsi dei segreti di mestieri aperti a varie possibilità, scuole di assistenti turistici, di interpreti. Scuole per tutte le esigenze e per tutti i gusti, insomma, ma soprattutto scuole per tutti. Questo è il fine cui tende lo Stato italiano. Scuole per tutti,
di tutti i gradi, fino a quello universitario, che con la molteplice serie delle sue facoltà prepara i professionisti delle nuove generazioni. Scuole per tutti, perché tutti sappiano, perché tutti imparino, perché tutti siano pronti ad affrontare quell'altra grande scuola che è la vita.